Via, andiamo sui colli a fare due foto. Sempre bello avere compagnia finalmente, e spero che nella mia zona la mia pubblicità porti i suoi frutti e che crescano nuovi vespisti. Andiamo piano qua, Conegliano. Comunque il mio amico qua è ancora in rodaggio e gli ho detto anche di farlo abbastanza, non dico lungo, ma fatto bene, perché come ho detto nel video, magari ve le metterò qua sopra, il zoo era delle tolleranze abbastanza strane, abbastanza strette, e allora è meglio che si, che lo si faccia adattare bene con dei cicli termici fatti bene. E allora oggi è solo un giretto così, tanto per stare in compagnia. Comunque oggi giornata stupenda, è cambiata anche l'ora, quindi finalmente si può stare anche un po' più in giro. C'è ancora sta arietta freschetta che rompe le palle, quindi non è proprio caldo, però si sta, addio dai. Non mi ricordo più quanta benzina avevo dall'ultima volta, boh, non mi segna niente, quindi ho più di un litro sicuro. Questi sono i colli di Conegliano, cioè incominciano adesso. Guarda che bellina che è. Dai, è venuta bene, dai, guarda. Guarda che bella che è la marmitta di Vezzola. Guardate che bello che è Conegliano. Guardate anche qua, guardate, vabbè, ci sono gli alberi, ma per me è indifferente, pinna, puoi andare dove cazzo vuoi. Sto pensando se qua in zona ci sono distributori, ma ce n'è uno sotto il San Boldo, cioè quando giro in coppia o comunque con altri vespisti mi accorgo sempre di più della bontà dell'M200. Io sono ancora in terza a 3000 giri e potrei... Ah no, sono in quarta addirittura, ecco, sono in quarta a 3000 giri e lei va, cioè non si impianta mai, non ha mai buchi di coppia, sto qua si ferma, sì, e quindi è veramente uno dei migliori motori che si potrebbe avere per girare per strada sia piano che forte, ecco. Madonna, c'è un vento e c'è l'arietta fresca anche, cavolo. Destra. No, i piedi fuori, io odio chi guida con i piedi fuori. Giretto sul lago. Devo andare anche a bere qualcosa al Miami Beach, se si chiama ancora così. Dove mi porta? Senti come suona il zuera? Senti come suona l'M200? Ma che romantico. Noleggio il pedalò, ci prendiamo il pedalò. Sì! Vabbè, vediamo di fare qualche foto, intanto spingo qua. Foto al lago fatte. Adesso il giretto del lago fatto, San Lorenzo, Gelatino Vittorio, casa. Thank you.
praticamente in salita sul San Lorenzo uso la seconda. Questa salita più che alle macchine devo stare attento ai corridori. E alla Vespa che si impenna. Siamo Pinna. Vista.
Cioè io non posso accelerare a full gas perché è ingestibile. Più gestibile 180 però. Bene, San Lorenzo ha fatto. Pinarello si stava ammazzando. Per chi mi diceva che in seconda il Zuera non si pennava. Diciamo che Tara gli ha fatto un bel scarichetto, eh. Io l'ho montato modestamente, l'ho montato decentemente. Mi do del bravo da solo. Facciamo i colli e andiamo in piazza San Demiano. Senti come suona. Senti. Senti che sound. Senti come rimbomba. Spettacolo, 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 è uno spettacolo. Questa? Comunque avevo meno del pieno. Vabbè che non sono andato forte, quindi dovrei fare all'incirca più di 20 km con un litro. Però anche adesso su San Lorenzo ci ho dato dentro, ma vabbè, ok. E non mi segna ancora riserva. E sono partito da casa, San Vendemiano City, sono andato a Tarso facendo Manzana e tutte quelle su e giù là. Tarso, giro del lago, tornato indietro a San Lorenzo, quindi fammi fare un conto, sono 20 km. 30, guarda, avrò fatto 40 km, 2 litri, sicuro, quindi allora benzina ne avevo dentro, dai. E comunque il PHSB approvato, cioè, alla fine provo qualcosa di nuovo e ritorno sempre là, anche perché il PHSB è tondo, ha la forma, ha il Venturi tondo, quindi quando trova poi il collettore che è tondo anch'esso, della stessa misura, è tutto raccordato bene. Il WHSB invece è ovale, il che ti porta ad avere una erogazione migliore alle medie aperture. Il problema è che ci vorrebbe un collettore che partirebbe ovale come il WHSB per poi andare tondo, e non c'è, non esiste. Poi a full gas il PHSB, provato anche a banco, va di più del il PHSB, va di più del WHSB, proprio perché ha la forma cilindrica e non ovale, e quindi a full gas dà il meglio di sé il PHSB. L'unica roba del PHSB da stare attenti è quella sticina là che regola il minimo, che non si vada a leggermente, non dico piegare, ma andare un pelo fuori asse, e che ti faccia inchiodare il cilindro dentro il carburatore. Io l'avevo già sostituito il mio perché mi era già successo, quindi in teoria asticella nuova. Andiamo a mangiare gelato da Yuri in piazza Sanve. Salutiamo nonna Pina. No. No, sbarre. Le sbarre, le sbarre, le sbarre. Che equilibrio.